Cosa devo dire? La notizia mi è arrivata in modo last minute, come si dice adesso, e quindi non ho avuto certo tempo di riflettere particolarmente su questa cosa. Diciamo che mi ha fatto piacere, anche se dei riconoscimenti nel corso della mia lunga vita professionale ne ho ricevuti svariati. Un premio è sempre un riconoscimento e quindi grazie, grazie, grazie. Poi, se volete che dica due parole, due, diciamo che io ho cominciato a occuparmi, voi sapete che io mi occupo prevalentemente di real estate, ma non soltanto. Diciamo che ho iniziato ad occuparmi di questo comparto, alla fine degli anni 70, quindi fate, ahimè, i conti della mia età, che comunque io dichiaro tranquillamente essere 72 appena compiuti. Ho iniziato, dicevo, alla fine degli anni 70, ho cominciato a lavorare nel comparto che allora si chiamava solo immobiliare. Adesso noi diciamo tutti real estate, è molto più carino, però una delle cose di cui sono abbastanza contenta è che la parola real estate sulla stampa alla quale io ho collaborato e ho collaborato con innumerevoli testate italiane e internazionali, diciamo che sulle testate italiane, la parola real estate ce l'ho messa io, tant'è vero che i computer di allora non la prendevano. Poi, d'accordo, oltre 40 anni in cui mi sono occupata di tutto, ho viaggiato in giro per il mondo, ho portato l'Italia all'attenzione della comunità internazionale, se mi consentite questo vanto, ho portato molti temi che non erano mai stati affrontati, tra cui appunto il fatto di parlare dei mercati internazionali in un giornalismo che all'epoca era assolutamente domestico. Mi sono occupata e sono stata forse la prima a occuparmi dei temi dell'ambiente. Allora si diceva environment, adesso si chiama sustainability. Anche lì i computer dei giornali cui collaboravo non riuscivano a trovare il corrispettivo o il corrispondente di questa parola. Mi sono occupata molto di accademia, diciamo collegando le strutture universitarie con le quali io già avevo dei contatti con il mondo dell'Accademia internazionale, in particolare attraverso ERES, che si chiama European Real Estate Society, e in italiano è l'Associazione degli Economisti e dei Ricercatori Immobiliari. Questi sono un po' i miei tre, come posso dire, tre vanti principali. Corollario, già alla fine degli anni 90 avevo iniziato a occuparmi dell'immobiliare femminile. Quello era un mondo in cui le donne praticamente non entravano o veramente entravano dalla porta di servizio. Io ho studiato molto l'argomento, guardando anche quello che succedeva all'estero, e vabbè, e allora anche lì ho lavorato molto su questo argomento e adesso sono molto contenta perché devo dire che a distanza di 20 anni vedo moltissime donne in posizioni di vertice, veramente di posizioni apicali, cosa che all'epoca, credetemi, era assolutamente impensabile. Basta, ho finito, se no parlo per 4 ore.